Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Piccoli Grandi Passi presenta la nuova collezione autunno-inverno per grandi e piccini. Una rinnovazione di colori e di design, attenti alla qualità e alla varietà delle nostre linee, proponiamo i nostri brand 100% made in Italy. Solo Soprani, Sylvian Hitch, Sauconi, Adidas, Balducci, Polo Club, Diadora Asso e Lelli Kelly. Scopri le ultime tendenze e gli aggiornamenti sulle pagine Facebook o di Instagram. Vieni a trovarci a Colonia Marina. Con Piccoli Grandi Passi raggiungi la comodità. Buonasera, ci perdonerete se durante la serie l'incontro di oggi, di quest'oggi avremo un abbassamento di voce, qualche colpo di tosse o qualche segno di raffreddore, perché siamo reduci da una settimana un po' particolare, ecco perché la scorsa settimana non ci siamo visti. Questa sera torniamo a casa vostra per parlare nuovamente di sicurezza alimentare. Perché parlare di sicurezza alimentare? Perché se ne parla troppo poco e quando se ne parla talvolta se ne parla in modo forse inappropriato. Noi tentiamo di fare il massimo, di dare il meglio di quello che possiamo dare di informazione alla nostra utenza. Per fare questo ci avvaliamo della professionalità, della competenza di un professionista, oltre che di un professionista, di una persona che ama troppo, in modo spassionato, spasmodico, il suo. E con noi nuovamente il dottor, e lo ringraziamo di essere qui con noi, il dottor Antonio Paolillo, che è membro dello sportello contro la sofisticazione alimentare, per la sicurezza alimentare della Confesercenti. Buonasera. Buonasera Ilario, grazie e buonasera a tutti i telespettatori. Beh, innamorato di questo mestiere sicuramente, anche perché abbiamo una responsabilità poco indifferente come tecnologi alimentari nella salvaguardia e nella tutela del consumatore, anche per la garanzia delle aziende agroalimentari. Il tema di stasera è un tema certamente sempre attuale, quello della sicurezza alimentare. Beh, negli ultimi due decenni si può dire che è aumentata l'attenzione verso la sicurezza alimentare sia da parte dei consumatori sia da parte dei paesi membri dell'Unione Europea, perché la libera circolazione delle merci, anche se regolate, adesso faremo magari un piccolissimo excursus storico di come si è arrivati poi al pacchetto igiene, viaggiando da paesi stranieri che hanno magari altre modalità di produzione, altre tipicità di materie prime o semi lavorati, ahimè, qualcosa all'interno della catena alimentare non può funzionare o non funziona, e quindi il prodotto può arrivare sugli scaffali del nostro supermercato con dei difetti o delle contaminazioni
microbiche, fisiche o chimiche tali da creare un danno al consumatore stesso. Ma perdoni, probabilmente lo stesso operatore non è convinto, non è consapevole di quello che rischia, perché somministrare, cioè vendere un prodotto contaminato è pericoloso, cioè non, sì. Anche per, sotto l'aspetto personale. Guardi, intorno all'inizio degli anni 90, ricordiamo ancora, sono impresse nella nostra mente gli scandali alimentari dovuti alla BSE, ad esempio, o al pollo contaminato da diossina. In quel periodo la comunità europea ha incominciato a dire: beh, attenzione, cerchiamo un pochettino di armonizzare le regole all'interno della comunità, e ha emanato una prima direttiva, era la direttiva 93-43, che praticamente è stata recepita in Italia nel 1997 col decreto legislativo 155. Questo decreto legislativo che cosa diceva in definitiva? Diceva che praticamente tutta la responsabilità adesso ricade nell'OSA, nell'operatore del settore alimentare, perché prima del 1997 chi voleva produrre alimenti doveva aspettare la visita, la cosiddetta visita ispettiva da parte dei tecnici, allora erano dei tecnici della prevenzione, allora ispettori di igiene, che praticamente dopo un controllo potevano dire: ok, puoi iniziare la tua attività. Adesso non è più così. Adesso chi intende manipolare, trasformare e somministrare alimenti deve fare una specie di autocertificazione in un certo senso. No, deve dire all'azienda sanitaria: guarda, io ho rispettato tutte le norme di legge, quindi sono pronto ad aprire la mia attività. Facendo questa autocertificazione però si assume appunto tutte le responsabilità in caso di prodotto contaminato. Cioè il prodotto che potrebbe essere arrivato a lui contaminato, ma lui dice: io lo vendo già che era contaminato, però la norma prevede che lui faccia un controllo, abbia la capacità, le conoscenze per fare un controllo diretto. Esattissimo. Un controllo preventivo. Sì, col regolamento 852 appunto l'operatore del settore alimentare deve essere garante della salubrità dell'alimento. Supponiamo che un imprenditore voglia produrre ad esempio dei pomodori secchi sott'olio. Questi pomodori secchi sott'olio non li fa lui, diciamo, non ha l'azienda agricola da cui approvvigionarsi, e allora si rifà su un altro produttore di pomodori secchi. Una volta che acquista questi pomodori secchi, lui in autocontrollo, come controllo qualità, deve fare tutti gli accertamenti possibili e immaginabili per vedere la salubrità di questi pomodori. Una volta che se ne accerta e quindi c'è una conformità nel prodotto, può iniziare a lavorarlo. Se c'è una non conformità, deve avvisare appunto chi gliel'ha fornito e dire: guarda, questo prodotto che mi hai dato in questo momento non va bene, io te lo restituisco, vedi un pochettino tu dove c'è stato il problema e perché mi è arrivato. Ecco, questo abbiamo toccato un programma, ce l'hai toccato proprio un prodotto che oggi incomincia ad entrare nella cucina in modo particolare da qualche decennio a questa parte, sia per la consumazione diretta che per la consumazione anche conservata o per diciamo elaborata per fare dei succhi, certo, particolari, via dicendo. Però questi pomodori che noi troviamo nella bancarella dell'ortofrutta, per esempio, uh-huh, no? Lì messi diciamo in modo quasi bello aperto, non è soggetto, perché mi pare che è diverso dalla condizione da quella della mela o della frutta, uh-huh, cioè è meno protetto, ha una possibilità di contaminazione maggiore. Sì, dobbiamo individuare bene la tipologia di mercato, cioè il nostro rivenditore di frutta e verdura sotto casa può tranquillamente diciamo esporre
il pomodoro in questo caso nelle cassette normalmente come avviene di consueto. Altra questione, ad esempio, se ci riferiamo alla grande distribuzione organizzata. Nella grande distribuzione organizzata ci sono degli standard rigidi da rispettare, anche perché il più delle volte è il consumatore che richiede una tipologia di pomodoro tutto uguale rispetto agli altri, con un determinato colore più acceso. E qui apriremo un'altra parentesi che riguarda appunto, come dire, anche l'aspetto legato a questi piccoli produttori che ne risentono poi della grande distribuzione organizzata. E apriremo anche il discorso relativo agli sprechi alimentari, in un certo senso, perché non è detto che un pomodoro più piccolo rispetto a un altro magari è meno buono come pezzatura, come calibro, in questo senso, mentre la grande distribuzione organizzata pretende che tutti i pomodori abbiano uno stesso calibro. Il famoso calibro per la frutta, per esempio, esatto. Per il nostro territorio, l'arancia che non ha quel calibro, allora o è troppo grossa o è troppo piccola, allora è il frutto rimane invenduto. Esatto, prende altre tipologie, altri canali di vendita. Però tornando alla contaminazione, ecco, lì non voglio dire, la frutta, la verdura, gli ortaggi in generale, noi li laviamo sempre a casa, quindi ecco, eliminiamo. Mi perdoni, ma ci può aiutare per capire come dobbiamo lavare, per esempio, le verdure, come dobbiamo lavare la frutta? Sì, adesso ci sono questi nuovi prodotti, ad esempio la mucchina o il vecchio rimedio della nonna o della mamma, che è il bicarbonato di sodio, mette un po' di bicarbonato di sodio. In ogni caso lavare molto bene la frutta e la verdura, specialmente in superficie, perché il più delle volte, anche da degli studi ormai accertati, possono rimanere dei pesticidi in superficie. Quindi noi più delle volte ingeriamo assieme all'ortaggio anche una buona quantità di pesticidi. Lei ha toccato, ha messo un altro dito nella piaga, cioè quella dei pesticidi, che purtroppo vediamo dall'arrivo degli americani in Italia, abbiamo avuto questa cosa prima il DDT, poi tutte queste cose che avvengono, questi aerei che irrorano dei pesticidi interi campi. L'America è un po' più la mano larga in questo senso, usa molto di più pesticidi, anticriptogamici in genere. La comunità europea ha posto comunque dei paletti, cioè limita l'utilizzo di determinati insetticidi per le colture. Però ahimè, purtroppo l'agricoltura è diventata anche un'agricoltura industriale, quindi il profitto lì vige anche a volte sulla tutela dei consumatori. Tornando al discorso, diciamo, della prevenzione, delle norme, ecco, l'Italia, noi ci vantavamo fino a qualche anno fa di essere, diciamo, i più attenti alla prevenzione, di essere più attenti degli americani, degli stessi nostri stati europei, ma adesso i prodotti arrivano dalla Cina, arrivano dal Sud America, non sappiamo dove, purtroppo c'è poca prevenzione, probabilmente arrivano questi prodotti che non sappiamo come sono realizzati, come sono formati, come sono creati, se hanno la maturazione, diciamo, avviene nei tempi o meno. Sì. E cosa ci può dire in merito? L'Italia ha avuto una legge fortissima, devo dire, anche molto invidiata e molto temuta dagli altri paesi, che era la legge la 283 del 62 in materia proprio di sicurezza alimentare. Questa legge purtroppo è stata in un certo senso spezzettata e riconvertito un po' a quello che è adesso il pacchetto igiene che prima citavo, il pacchetto igiene che costa di 4 regolamenti, che vertono tutti sulla sicurezza alimentare. La comunità europea in ogni caso si tutela anche dalla provenienza dei prodotti che vengono ad esempio dalla Cina o dall'America stessa, perché questi prodotti, prima di entrare nella nostra comunità, devono rispettare determinati parametri e noi fortunatamente a Parma abbiamo la sede che è dell'autorità
per la sicurezza alimentare, l'EFSA, che in ogni caso attua dei controlli, fa anche degli studi e vede effettivamente se questi prodotti sono idonei o meno al consumo umano. Ma parliamo più in generale anche della gastronomia, poi il mondo legato al cibo è anche un mondo fatto di mode. Noi vediamo che aumenta ad esempio il consumo di sushi, che è una gastronomia tipicamente cinese, giapponese, o gli stessi hamburger tipici dell'America vengono costantemente consumati anche dai nostri giovani, ahimè a scapito anche di una sana alimentazione. Molti ragazzi si cibano, se non quotidianamente, ma già da un sondaggio che ho fatto io personalmente, già 3-4 volte la settimana mangiano un cheeseburger, diciamo, nelle varie catene ormai globalizzate che le vendono. È una moda, cioè se la fa il mio amico devo farlo pure io, no? Se lo fa il mio amico, sì, questo ancora, molti teenagers sono spinti da questa sorta di imitazione. E ancora, continuando su questo discorso, diciamo, delle contaminazioni, possibili contaminazioni diciamo, degli alimenti, c'è questa polemica tra Italia e Canada, i prodotti, perché dicono, no, arriva il grano dal Canada, grano non sicuro. Sì, la spinosa questione relativa al glifosato. Praticamente in Italia è vietato produrre alimenti OGM. Perché apro la parentesi dell'OGM? Perché in America, ad esempio, hanno delle coltivazioni di frumento che sono geneticamente modificate, tali da resistere al glifosato. Noi non possiamo produrre questi. Mi perdoni, vogliamo spiegare OGM? Organismo geneticamente modificato. Modificato è il glifosato, che diciamo nello specifico. Sì, che praticamente c'è un gene all'interno del frumento che non è del frumento, però permette al frumento di resistere all'azione dell'insetticida del glifosato. Questo elemento poi va nell'alimentazione. Sì, però diciamo questi sono degli studi a lungo termine, nel senso che non si sa effettivamente se un OGM può recare dei problemi all'organismo. Sicuramente nel tempo, fra qui a 30 anni, a 40 anni, potremmo vedere i primissimi risultati di questo. Però le aziende che devono fare fronte alla produzione di pasta sicuramente si forniscono anche da paesi esteri. E molte altre aziende, invece imprenditori un po' più coscienziosi, mettono bene in etichetta, ad esempio, 100% grano italiano. Sì, ma, cioè, ma ecco, questo sulle sì. Le etichette poi... Anche perché apriremo la questione delle etichette, dove chiunque va al supermercato e compra un pacco di pasta non leggerà l'indicazione, l'origine del frumento, da dove viene questo frumento. A parte questo, cioè, non c'è l'obbligo di metterlo in bello, lo si mette così come le polizze d'assicurazione, come le polizze, diciamo, come i contratti del telefonino, dei telefoni e via dicendo. È talmente minuto che non riesci a leggerlo, o meglio, certo. Anche se riesci a leggerlo, lo eviti perché ti fa perdere tempo, ti dà fastidio anche dover leggere quelle diciamo diciture così piccole. Sì. Ecco, prima le facevo vedere un'etichetta, l'etichetta di un olio. Un olio. Sì. Che... ad esempio sull'olio possiamo leggere miscela di oli proveniente dai paesi europei o addirittura non europei, ecco. Però non è indicato effettivamente. Ecco. Io le facevo vedere prima quell'etichetta, no? L'etichetta che dice prodotto in Italia, però dico, a me tanto di Sanza, diciamo. Sì, questo purtroppo ci sono anche degli imprenditori che magari producono dell'olio di Sanza e poi lo rettificano e magari lo fanno passare per un extravergine. Ecco, la rettifica è così, prendono l'olio, lo mettono, diciamo, in questi separatori, rifanno il processo di produzione di trasformazione dell'oliva in olio
rifanno questo processo con dei solventi. Rettificano la rettificazione degli oli, appunto. Ecco, rettificano. Recuperano tutto quell'olio che rimane nella sansa e noi lo mangiamo per extravergine. Non si fa, non si dovrebbe fare questo, cioè no, non si dovrebbe, non si fa. Qui entriamo nel campo poi delle frodi alimentari. Queste etichette che non vengono, che non sono così chiare, così nitide, per dove, che ci mettono troppa, quando è scritto, penso io, quando è scritto troppo sull'etichetta, qualcosa nasconde tutto quello scritto. Cioè l'etichetta dovrebbe essere minima, sintetica e diciamo. Esatto. In Italia un tempo era così, adesso ci siamo uniformati. Con la legge, con la 109 del 2000, la 109 del 92, l'Italia aveva una buona legislazione sull'etichettatura, però non è da meno anche il regolamento l'1162 del 2011 in materia di etichettatura, dove non solo impone all'imprenditore di essere chiaro in etichetta, ma addirittura si preoccupa questo regolamento anche della salute del consumatore. Ecco, mi viene così, diciamo, mi perdoni che poi diciamo, stiamo alterando la scaletta, però per esempio in Italia, recuperare i formaggi non consumati, formaggi, latticini e via dicendo, in Italia non è possibile trasformarli. Invece no. In altri paesi avviene che questo prodotto viene recuperato e poi ritorna per via traversa e ritorna anche nel mercato italiano. Potrebbe, però il mio consiglio, diciamo, è auspicabile che i prodotti, ad esempio i latte o caseari, in prossimità della scadenza, e magari si intuisce che non vengono venduti tutti, possono essere destinati magari a chi è meno fortunato di noi, a chi non ha. Quindi la lotta agli sprechi alimentari anche. Ecco, se vuole parlare di questo, quello che fate anche con la Confesercenti. Come Confesercenti io intanto saluto Rosario Antipasqua, che è il direttore di Fiesa Confesercenti, il quale ha avuto una brillantissima idea, è stata quella di istituire all'interno di Confesercenti, insieme a Federconsumatori e a Sopanificatori, uno sportello dedicato alla sicurezza alimentare. Questo sportello dedicato alla sicurezza alimentare da parte di Confesercenti vuole aiutare gli imprenditori, gli associati appunto di Confesercenti, a superare determinate problematiche che si riscontrano durante il processo di trasformazione degli alimenti stessi, oppure ad esempio per fare fronte alla questione dell'etichettatura. Quindi una sorta di sportello che abbraccia le imprese agroalimentari e le accompagna in quello che è poi il loro canale di vendita, la vendita dei prodotti. Ecco, anch'io saluto Rosario Antipasqua, oggi diciamo, avremmo dovuto avere anche lui in studio, ma per problemi, diciamo, impegni inderogabili non è con noi, ma Rosario Antipasqua so che ha fatto un'azione, diciamo, di promozione anche del prodotto calabrese. Sì. Ecco, per esempio con i gelatai, con i produttori di pane, con vi dicendo la tipicità, ecco, sì. Lui promuovere la tipicità dei prodotti alimentari, la produzione calabrese, ecco. Sì, noi siamo molto vicini comunque ai produttori, specialmente ai piccoli produttori che trovano delle difficoltà nell'entrare sul mercato rispetto nei confronti delle multinazionali che ormai hanno invaso tutto il mercato in Italia. E sempre come Confesercenti, ad esempio, abbiamo aiutato durante il periodo natalizio i pasticceri e i panificatori, appunto, che volevano produrre nel modo più tradizionale possibile, anche alla luce del nuovo decreto Panettoni, che permette di poter utilizzare anche ovoprodotti o prodotti ovoderivati nei loro impasti, e sicuramente facendo questo non rendono il prodotto un prodotto tipico, perché il produttore, diciamo il piccolo imprenditore artigianale, usa le uova fresche.
per fare le sue produzioni, mentre le grandi industrie invece utilizzano uovo prodotti o prodotti derivati. Il discorso qual è? L'uovo fresco, cioè l'uovo che non può essere, diciamo, trasformato, preventivamente trasformato, precedentemente trasformato, l'uovo ha una scadenza, il latte ha una scadenza, se non osservi questi criteri tu non puoi, perché il prodotto cambia nel gusto, cambia... anche nella proprietà organolettica, certo, ne perde poi proprio appunto della sua tipicità. Ma poi sappiamo che la battaglia che anche che Confesercenti ha fatto con Confesercenti Reggio Calabria e Calabria stessa con Rosaria Antipasqua per la promozione del gelato tipico calabrese. Sì, anche. Ecco. Un gelato che ha avuto tantissimi riconoscimenti nazionali ed extra nazionali dei nostri, e anche quello è un settore diciamo fortemente vessato anche da competitor che non sono scrupolosi nella produzione dei loro gelati. Ora io le chiedo una cosa, dottore, mi perdoni, noi siamo calabresi e abbiamo questo orgoglio tipicamente calabrese, non ci vergogniamo pur se siamo, diciamo, richiamo una brutta nomea per una piccola causa, una piccola minoranza, ma che soprattutto sono coloro che vogliono indicare, dice guarda quell'asino alle corna, però mentre il cervo accusa l'asino, no? Sì. Ecco, fatta questa, diciamo, questa premessa, i calabresi cosa dovrebbero fare per non essere vessati dal mercato, per poter mantenere, custodire questa loro tipicità? Cioè, la cucina calabrese, che è la cucina mediterranea, ha, calabrese come quella siciliana o quella del sud Italia, hanno questa peculiarità di essere invidiate nel mondo, però stiamo perdendo la nostra originalità. Cosa dobbiamo fare per essere permanentemente originali? Purtroppo i nostri imprenditori poco possono fare, anche alla luce dei regolamenti che la comunità europea ha imposto. Questo libero scambio delle merci e soprattutto l'attenzione che pone l'Europa nei confronti di paesi, ad esempio, emergenti sui mercati, penalizza tantissimo i nostri imprenditori. Abbiamo visto esempio con le clementine, l'agrumicoltura calabrese, qui paghiamo uno scotto che ci portiamo dietro dagli anni 70 più o meno, quando si è deciso di puntare l'agrumicoltura sull'aspetto industriale. Quindi non ci siamo neanche attrezzati con nuovi sesti di impianto, non siamo migliorati anche nelle tecnologie della raccolta, quindi il problema, ad esempio, è un po' atavico, ricade un po' nel tempo. Poco possono fare, ripeto, con il libero scambio delle merci, ma possono fare tanto, ad esempio, nell'informazione al consumatore, cioè consumare prodotti locali non solo favorisce l'economia interna, diciamo, circolare, ma ci garantisce anche che il prodotto che stiamo consumando ha una filiera cortissima, quindi il cosiddetto prodotto a chilometro zero. Qua bisogna cambiare un pochettino le politiche che stanno ruotando, e vediamo, ecco, i drammi che i pastori sardi, lo stesso Crotone adesso, i pastori crotonesi che si sono affacciati nella stessa identica manifestazione che stanno facendo i oggi pastori. Prima, quando appena ci siamo incontrati, un'esperienza che ho visto oggi pomeriggio accendendo il computer: due muratori sardi stavano preparando la malta per edificare. Bene, una cosa terribile, cioè vedere che nella malta di cemento e sabbia ci si mettesse la calce bianca è ancora una cosa usuale, ma vedere che dal secchio che doveva contenere il liquido ci buttassero il latte, e gli stessi muratori dicono: noi siamo solidali con i pastori sardi perché grazie a loro noi siamo qui a lavorare. Ma intanto hanno fatto la malta di cemento con il latte. Ma che cosa sta avvenendo in Italia?
E sta avvenendo che i nostri produttori sono sempre più penalizzati da delle logiche di economia e di mercato che nulla c'entrano e nulla favoriscono appunto le piccole realtà. Che chi vive essenzialmente di agricoltura, gli agricoltori, stentano veramente a vivere, perché i prezzi della grande distribuzione organizzata, i prezzi imposti, si va a ribasso. Chi vende meno ecco, vende la cosa di brutta più, qual è? Che si accusano questi pastori sardi, pastori calabresi, di produrre troppo. Cioè, chi, quando si dice che producono poco, quando è che producono troppo? Però se il mercato del diciamo di un formaggio è tipo il pecorino romano, il pecorino sardo, devono avere determinate caratteristiche di produzione organolettiche e di materia prima, è chiaro che se la grande distribuzione introduce nel mercato italiano latte di pastorizia proveniente da paesi, da altri paesi, sì, da fuori, certo, cioè non si può più parlare di pecorino sardo, non si può parlare di pecorino romano, non si può parlare di pecorino crotonese. Vabbè, lì il pecorino sardo è una DOP, quindi ha un disciplinare, nel quale disciplinare c'è scritto che il latte deve provenire esclusivamente dalla Sardegna. Ma chi lo controlla? Il problema è questo: c'è questo controllo costante, continuo? Ci dovrebbe essere. Questi sono poi i consorzi, naturalmente, che devono vigilare sulle buone pratiche di produzione e di approvvigionamento della materia prima. Ma gli organismi istituzionali dovrebbero anche, diciamo, Certo, se i NAS e le aziende sanitarie sono comunque presenti sul territorio, specialmente alle nostre latitudini, qui in Calabria, fanno un lavoro eccellente e molto serio come contrasto alle frodi alimentari. Il problema dei pastori sardi legato a questi famosi 0,60 centesimi al litro è dovuto al fatto che il consorzio del pecorino romano ha prodotto molti più formaggi, diciamo, del dovuto, quindi questi formaggi sono rimasti. Non hanno mercato, non c'è mercato all'estero? No, il mercato all'estero ce l'hanno, hanno un buon canale di vendita all'estero, anzi forse vendono soprattutto all'estero rispetto all'Italia, solamente che sono stati prodotti tanti formaggi, tanti pecorini, tali da non richiedere più, diciamo, la materia prima che è il latte. Allora sì, punto ho detto: guardate, abbiamo spostato diciamo quasi il discorso, perché io volevo portarla adesso quanto prima, perché parlando di questi, diciamo, dell'arrivo di prodotti dall'estero, no? Questi prodotti che arrivano quotidianamente arrivano tramite aerei, ma arrivano tramite navi, arrivano soprattutto nei container, sì. Questi container che vengono dall'estero, il pomodoro pelato, i pomodori nella Turchia, pugliesi, calabresi o campani rimangono, diciamo, invenduti, improdotti, certo, perché nel barattolo dell'azienda arriva già il prodotto finito, noi ci mettiamo solo l'etichetta esterna probabilmente. Sì, l'ultimo passaggio che avviene, se avviene in Italia, comunque forgia quel... Per cui il container arriva e arriva a Gioia Tauro. Allora chiedo alla regia, mi perdoni, chiedo alla regia di lanciare l'intervista di oggi, il servizio di oggi al ministro Toninelli, che è stato a Gioia Tauro. Grazie regia. Questa mattina al porto di Gioia Tauro è determinato e ha le idee chiare su cosa fare. In conferenza stampa, in una sala dell'autorità portuale, al fianco del commissario Andrea Agostinelli, afferma che è quasi pronta una lettera in cui chiediamo a MCT di adempiere a IO. Daremo 30 giorni nella diffida. Se non adempie, la concessione decade e sarà costretta a vendere la quota. Avremmo certamente voluto un accordo, ma siccome questo accordo non c'è stato e una delle due parti che tengono in mano la concessione non ha voluto, diciamo, cedere e trovare questo punto di incontro, ovviamente siamo obbligati a far rispettare quanto sta scritto nella concessione. Nella concessione c'è scritto che ci sono degli obblighi di manutenzione e degli obiettivi da raggiungere.
È inutile nascondere che in questi ultimi anni, negli obiettivi, perché il numero di container è calato, negli obblighi di manutenzione sono stati garantiti e di conseguenza siamo obbligati a mettere i puntini sulle i, a ricordare che c'è un contratto, che il demanio è marittimo pubblico, che la concessione è data per rispettare questi obblighi, e partirà nelle prossime ore una messa in mora dove sta scritto semplicemente che devono essere rispettati questi obblighi e questi obiettivi. In alternativa ci sarà solo che la decadenza. Speriamo che non si debba arrivare alla decadenza. Il titolare che sembra molto disinteressato comunque di Gioia Tauro. Ma guardi, io ho incontrato, avrei voluto incontrare entrambi i titolari delle società che tengono in mano il 50% della concessione MCT. Sono riuscito a incontrarne uno. Da questa persona, MSC, c'è stata dimostrazione di volontà di investire. Si vuole investire su Gioia Tauro, quindi abbiamo un investitore che già ha il 50% della concessione. La gestione della concessione però è in mano all'altro concessionario, che è Consip. Qua c'è la volontà di far tornare il porto di Gioia Tauro efficiente, produttivo, e dobbiamo farlo, perché se manteniamo tutto come sta, significa che se l'anno scorso era 2 milioni e mezzo di container, quest'anno 2 milioni, l'anno prossimo sarà 1 milione e mezzo, e tra un po' il porto di Gioia Tauro chiuderà. Questo non deve assolutamente accadere, e l'obiettivo è non far perdere un sol posto di lavoro, anzi con nuovi investitori aumentare il numero degli occupati. La messa in mora dovrebbe partire nelle prossime ore, la stiamo definendo, perché è un atto, rendetevi conto che è anche un atto che non ha precedenti, ma è un atto che siamo obbligati a fare, perché ripeto, una concessione di 50 anni che riguarda 1,5 milioni di metri quadrati di suolo pubblico, in cui devi fare manutenzione delle gru, dalle gru ai pavimenti, in cui devi ottenere degli obiettivi. Nell'ultimo atto aggiuntivo alla concessione 2003 c'era scritto che nel 2007 il milione di dove di container dovevano essere 4 milioni, nel 2008 5 milioni, siamo a meno di 2 milioni e mezzo, significa che non sono stati mantenuti, raggiunti gli obiettivi e mantenuti gli obblighi. Se ne è data una scadenza? Con MSC? La scadenza, la scadenza sono i 30 giorni, 30 giorni entro i quali il MCT, il concessionario, deve riprendere ad investire, perché non tutte le gru che vedete sul demanio marittimo oggi sono utilizzabili, perché non sono state correttamente manutenute. Ecco, per aumentare la movimentazione, però non pensa che bisognerebbe anche investire sul retroporto, non soltanto sul terminal, e collegare finalmente questo porto anche alla rete ferroviaria, una cosa che si aspetta ormai da decenni. Sono pienamente d'accordo, ma se i container non arrivano, cosa si investe sul retroporto? Prima facciamo tornare i container, e questo è un porto che può tranquillamente tenere fino a 5, anzi più di 5 milioni di container, dopodiché investiamo. Io oggi avrò un incontro con i vertici di RFI proprio per la parte ferroviaria, perché vogliamo trasformare il porto di Gioia Tauro non solo in un porto di transshipment, ma in un porto di sdoganamento, e vogliamo che i container vadano su ferro e vadano su per il nord Italia e anche in Europa. La messa in mora, rischio di decadenza, può dar vita anche a un iter giudiziario di contrapposizione agli esiti imprevedibili. Guardi, io ho a cuore i lavoratori che ho di fronte, delle eventuali contenziose azioni legali o giudiziarie sinceramente me ne frego altamente. Io voglio salvare tutti gli occupati che meritano di lavorare, merito di andare a casa dalle loro famiglie con una busta paga che permetta loro di poter mantenere la famiglia. Delle azioni legali, mi creda, mi interessa ben poco, e sono convinto che se riusciamo a mettere a posto le cose e intanto far partire finalmente questo nuovo binario che parte all'interno del porto, e fare una struttura ferroviaria che possa permettere a treni di 750 metri di andare al nord con un sacco di merci sopra che arrivano al porto di Gioia Tauro, io penso che ci sia una bella prospettiva di crescita nei prossimi anni. Come giudica il ruolo dell'autorità portuale in questi anni e in questa fase soprattutto? Noi siamo di fronte a un commissariamento che va avanti da molto tempo, e di un commissario che ha lavorato ottimamente in condizioni di estrema difficoltà. Oggi il commissario ha di fianco il ministro e ha di fianco tutto il governo, che insieme a tutti i lavoratori stanno cercando di risolvere un problema che purtroppo si porta avanti da troppi anni, perché dal 2010 che i numeri non sono positivi a Gioia Tauro, e magari se si fosse intervenuto un po' prima saremmo tutti un po' più sereni e tranquilli. L'importante è non dare in mano il porto a nuovi padroni. L'importante è non far chiudere il porto e permettere che lo Stato
faccia nuove convenzioni in cui ci siano scritti chiari, nero su bianco, gli obiettivi in termini numerici di qualità del lavoro da raggiungere, e magari inserirei anche delle penali. Se non sono raggiunti quei determinati obiettivi di sviluppo, il concessionario che ha investito e ottenuto la concessione, come abbiamo fatto ad esempio sul ponte di Genova, in cui se non consegnano il ponte pagano delle penali, io metterei anche delle penali nel caso in cui non si investisse e non si raggiungesse in termini di obiettivi, in termini ovviamente di volumi di traffico. Torniamo in studio. Ecco, dottore Paolillo, oggi il ministro in Calabria sembra di dover aprire una nuova realtà, sentendo quello che dice. È forse la prima volta che avviene che un ministro della Repubblica sia così interessante, diciamo almeno nelle enunciazioni. Beh, speriamo si risolva presto questa angosciante veramente situazione per noi calabresi tutti e per le persone che comunque sono impiegate, per i lavoratori che sono impiegati nel porto di Gioia Tauro, porto che è veramente strategico sia per il Mediterraneo che per un po' per tutto il Mediterraneo, che anche per il paese Italia. Ed è, tra non molto a Roma verrà il presidente cinese per fare degli accordi su quella che è la via della seta, adesso denominata via della seta, cioè dalla Cina potranno arrivare merci cinesi, ci auguriamo sicuramente non di prodotti alimentari, però i cinesi stanno mettendo mano anche sull'agricoltura italiana ed europea e di conseguenza riceverne anche altre. Quindi il porto di Gioia Tauro ben si pone sotto questi aspetti strategici di commercializzazione. Ma la Cina, no? La Cina che viene, che si sposta economicamente verso di noi, ma anche verso l'Africa, perché se il momento in cui la Cina investirà con i suoi capitali negli stati prospicienti il Mediterraneo, è inevitabile che l'Italia sia l'ombelico di collegamento con l'Europa, no? E in questo caso la Calabria, probabilmente il porto di Gioia Tauro sarà insufficiente, forse ce ne vorrebbe un altro di porto. Certo. Ecco, voglio dire, queste cose la politica le capisce, perché a questo punto io le chiedo, sotto l'aspetto politico, la regione per la sicurezza alimentare, oltre a quello che fanno le organizzazioni di categoria come Confesercenti, la regione che cosa fa? Come legifera e protegge il prodotto tipico calabrese? Sì, lo protegge attraverso le autorità competenti, quindi le aziende sanitarie territoriali. Quelle che non funzionano, purtroppo vediamo che non funziona niente. In alcuni casi magari certo ci possono essere delle falle sicuramente anche all'interno di un sistema per il quale qualcosa sfugge. La regione a mio avviso comunque si deve dotare di professionisti del settore sicuramente, e dovrebbe implementare al suo interno e riconoscere la figura del tecnologo alimentare. Ecco. Vogliamo spiegare nel dettaglio, in forma quasi elementare, chi è il tecnologo alimentare? Cosa fa? Cosa assicura? Non solo all'operatore, ma all'utenza, alla cittadinanza. Io quasi mi permetto di promuovere questa nuova professione, no? Di invitare i giovani a studiare in merito, laurearsi in merito, perché il tecnologo alimentare è inevitabile che nel futuro entri nella vita quotidiana di ognuno di noi. Certo, il tecnologo alimentare è il garante della qualità. Ecco, già questo. È la sintesi. Sì, per diventare tecnologo alimentare bisogna fare degli studi universitari, si esce dal Dipartimento di Agraria col corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, esclusivamente con la magistrale una volta raggiunto
il titolo di laurea magistrale, si fa un esame di Stato, superato l'esame di Stato ci si può iscrivere all'ordine, e l'iscrizione all'ordine è una garanzia sia per l'azienda che per il tecnologo stesso, perché il tecnologo alimentare che non è iscritto all'ordine e lavora in un'azienda, concedetemi il termine, sta tra virgolette sotto padrone. Il tecnologo alimentare che è iscritto all'ordine invece ha come padrone, tra virgolette, il Ministero di Grazia e Giustizia, quindi se dovesse trovare degli illeciti, oltre che naturalmente a porre rimedio all'illecito, ha il dovere anche di denunciare alle autorità competenti l'illecito, diciamo, scoperto in quel settore. E poi il tecnologo alimentare è una garanzia anche perché si occupa del food a 360 gradi, dall'aspetto microbiologico all'aspetto legislativo, appunto anche l'aspetto del marketing legato al prodotto alimentare. Ora c'è il cosiddetto certificato che abilita, no? Il registro che abilita diciamo, l'operatore che sia di somministrazione o di vendita, di commercio di prodotti alimentari, che adesso mi sfugge il termine. L'OSA, l'operatore del settore alimentare. Ecco, com'è possibile che un operatore alimentare diventi tale semplicemente facendo dei corsi di formazione di 3 mesi, di 5 mesi? Una volta c'era il vecchio libretto sanitario, no? Bisognava prendere il libretto sanitario, fare tutti gli accertamenti, anche esami ematici per vedere se era portatore di malattie o meno. Questo adesso non è più, diciamo, imposto per legge, però il datore di lavoro è auspicabile che faccia fare dei controlli a chi manipola gli alimenti. Però diciamo, una volta c'era l'ex libretto sanitario, adesso con il regolamento 852 del 2004 l'operatore del settore alimentare deve essere formato, quindi deve fare dei corsi che emana la regione, ogni regione d'Italia fa dei corsi di somministrazione, appunto, alimenti e bevande, dove si cerca di insegnare agli operatori, appunto, del settore almeno l'ABC di quella che è l'igiene degli alimenti. Ecco, non è, diciamo, una solita cosa all'italiana che si fa, cioè la fa, io faccio, diciamo, il tecnologo, no? Uh-huh. E faccio, diciamo, sovrintendo 10, 15, 20 attività. Certo. Ma come, ecco, se sono nello stesso, diciamo, nello stesso luogo, in qualche modo è probabile che io lo faccia questa operazione, diciamo, questa controllo frequente. Uh-huh. Se così non è, com'è possibile che si acquisiscono queste certificazioni per poi... Beh, se la Regione Calabria intende implementare nel suo organico la figura del tecnologo alimentare, ha sicuramente una garanzia in più, perché il tecnologo alimentare sul territorio può essere il controllore e il vigile che accerta appunto che tutto vada seguito nel migliore dei modi. Noi, diciamo, abbiamo fatto un po', abbiamo toccato qua, toccato là, ma adesso io mi preme ritornare su un argomento, cioè quello che lei, oltre ad essere un tecnologo dell'alimentazione alimentare, lei è soprattutto un funzionario, un dirigente dello sportello, sportello alimentare contro la sofisticazione alimentare, per la sicurezza alimentare della Confesercenti. Sì. Ecco, qual è l'attività che voi svolgete? Confesercenti ha dimostrato una certa sensibilità e una certa, devo dire, serietà nei confronti del tecnologo alimentare, tale da implementarlo nel suo organico all'interno dello sportello della sicurezza alimentare. Il mio compito è essenzialmente quello di ascoltare un pochettino quelli che sono le problematiche, i problemi degli imprenditori durante la fase di produzione, ad esempio anche per dei consigli sul disbrigo pratiche, ad esempio come ottenere la scia, come ottenere una DIA, ma li accompagniamo soprattutto da un punto di vista proprio tecnologico, legato alle tecnologie alimentari. Quindi noi entriamo all'interno delle aziende, vediamo quali sono i processi di produzione, di trasformazione e di conservazione che attuano gli imprenditori, e se ci sono delle mancanze o se ci sono dei miglioramenti da fare all'interno del processo, noi ci adoperiamo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. E poi vorrei tornare di nuovo sul come si dice, alimentare, sul
questo per il recupero, non il recupero, e neppure diciamo, parliamo di riuso, come fanno del riuso alimentare. Sì. Ecco. Bisogna tenere il banco alimentare, ma il riuso alimentare. Sì. Sì, il Paese, diciamo, si è attenzionato anche a questo aspetto, cioè quello della riduzione degli sprechi. È impossibile pensare che ancora ci siano 815 milioni di persone che soffrono la fame e soffrono di malnutrizione. E quindi noi possiamo anche intervenire su quello che è un recupero di un sottoprodotto alimentare e rimetterlo sul mercato. Un esempio tra tutti che mi è capitato: un'azienda che produce delle ostie, le ostie che normalmente i cattolici prendono a messa, aveva un problema con il negativo dell'ostia, cioè con il ritaglio che rimaneva del ritaglio dell'ostia, e ne buttavano tantissimo, tanto che un poco lo davano agli animali, però volevano inventarsi un qualcosa di diverso per rimettere questo sottoprodotto sul mercato. Ebbene, ci siamo inventati di creare degli snack all'ostia, e li abbiamo fatti proprio come le patatine che si consumano normalmente sul telebancario. Possono anche accompagnare il gelato. Possono anche accompagnare il gelato, possono, certo. Infatti la pasticceria, molti pasticceri anche ne hanno usufruito di questi, li hanno comprati. E quindi cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo praticamente annullato quello che era destinato ad essere uno scarto alimentare. Adesso, ecco, noi abbiamo l'università, anche la Calabria si è dotata di università da un trentennio questa parte, sì. No? Abbiamo l'università di scienze agrarie a Reggio Calabria. C'è il dipartimento di agraria. Abbiamo anche Cosenza con le sue, diciamo, facoltà di ingegneria e compagnia bella. Ecco, perché non pensare al riuso, per esempio, degli agrumi, al riuso, certo, di quei prodotti che in Calabria non si riesce a vendere, per esempio il grano che si produce in Calabria che non viene venduto perché ha un costo leggermente superiore a quello che arriva dall'estero. Ecco, pensare a queste cose. Sì, il Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, è al passo con i tempi, nel senso che stanno studiando, i ricercatori stanno studiando su come riutilizzare i prodotti, ma soprattutto stanno studiando come aumentare la shelf life del prodotto stesso, cioè la cosiddetta vita di scaffale, e lo fanno attraverso l'utilizzo del packaging, un packaging intelligente, al di là che si lavora molto sul prodotto, su come allungare la data di scadenza del prodotto, però si sta lavorando anche su dei packaging cosiddetti intelligenti che praticamente ci segnalano, già ci avvertono quando un prodotto sta per scadere, o se non è conservato a temperatura idonea all'interno del frigorifero, o se ad esempio ha spezzato la sua catena del freddo durante il viaggio. Tutti degli indicatori che permettono di ridurre gli sprechi alimentari. Ecco, ad esempio potremmo pensare anche, perché il pesce purtroppo è uno degli, diciamo, degli alimenti che va subito, si deteriora facilmente, no? Come si potrebbe riutilizzare? Il pesce non si può riutilizzare, una volta andata a male assolutamente no, però possiamo stare attenti innanzitutto a come è stato conservato dal pescivendolo, quindi accorgendoci se è un pesce fresco o meno, cercare di utilizzare anche dei metodi affinché non si spezzi questa catena del freddo fino al nostro raggiungimento in casa, e poi una volta arrivati a casa saperlo conservare, perché molto degli sprechi avviene all'interno delle mura domestiche. Ora, prima di chiudere, cos'altro può dirci in merito, e salutiamo i nostri, così potremo salutare i nostri telespettatori? Posso dire che comunque la sicurezza alimentare non è un fatto casuale, ma è un fatto causale, cioè c'è sempre una causa dietro un prodotto alimentare difettoso. E soprattutto il consiglio che posso dare ai telespettatori che ci seguono da casa è quello di adoperare norme igieniche anche all'interno delle nostre mura domestiche, quindi all'interno delle nostre cucine, nei nostri frigoriferi, e saper conservare bene gli alimenti. Ecco, per esempio, in frigorifero come bisogna, ecco, una cosa che
Beh, allora, il frigorifero... anche per la mia famiglia, voglio dire, per tutte le famiglie. Certo. Come lo scomparto del frigo, come conservare utilizzare un alimento. Lo scomparto più alto del frigorifero per conservare quegli alimenti che sono facilmente deperibili, come i latticini, la carne o le uova. E invece sfruttare le parti basse del frigorifero, dove c'è una temperatura leggermente più alta rispetto al vertice, conservare la frutta e la verdura, ma soprattutto lavare spesso il frigorifero è indice di buona norma igienica e ci evita magari anche qualche problemuccio sconveniente. Ecco, per esempio la conservazione, noi abbiamo questa tradizione, noi calabresi, tutte le famiglie, no? Tutte le mamme producono il... diciamo, conservano qualche cosa, il pomodoro, il peperoncino, questo diciamo l'olio santo, chiamato olio santo perché talmente piccante. Sì. Ecco, non c'è pericolo del botulino, come si può evitare il botulino? Questo è un aspetto che meriterebbe comunque, diciamo, un'altra parte di trasmissione. Sicuramente il botulino lo possiamo sconfiggere solamente abbassando il pH del semilavorato o della materia prima a un punto tale da scongiurare la sua proliferazione, oppure attraverso un serio processo di sterilizzazione del prodotto. Quindi chi si accinge a fare conserve vegetali in casa deve stare molto attento alla bollitura, a far bollire bene il vasetto in questione, e poi soprattutto una volta aperto il vasetto che contiene dei pomodori o delle melanzane sott'olio, ricolmarlo sempre di olio. Cioè non ci deve essere... Non ci deve essere ossigeno. Bene, noi ringraziamo il dottor Paolillo. Grazie a voi. Ci ha arricchito e non poco, ma soprattutto queste ultime, questi ultimi consigli. Teniamoli in considerazione e molto, con molta attenzione. Arrivederci. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti. Dal 30 al 60%. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.